Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf, bentornati a una nuova diretta streaming dedicata al mondo videoludico. Allora, ragazzi belli, siamo online questa sera per farvi vedere Atlas Fallen, il gioco che è stato sviluppato da Deck 13, che sono gli stessi sviluppatori alle spalle di The Surge, tanto per farvi, diciamo, un esempio sul titolo, uno dei titoli sviluppati da loro, e pubblicato da Focus Entertainment. Considerate che ci troviamo di fronte a quello che è un action, comunque un titolo molto... Ok, l'audio va bene, un titolo molto veloce, soprattutto diciamo con tutta una serie di situazioni che strizzano un po' l'occhio al, diciamo, al gioco di ruolo, ma lo strizzano proprio in maniera... da lontano, ecco. Perché? Perché il nostro personaggio potrà in qualche modo accedere a determinate rune da equipaggiare, potrà utilizzare diverse tipologie di armi e la parte del gioco di ruolo sta anche nella personalizzazione, se vogliamo, miglioramento dell'armatura, perché quella va a creare tutta una serie di scompartimenti e di bonus che vanno ai punteggi di caratteristica. Allora, qui ovviamente vi facciamo vedere una partita ex novo, sempre per il discorso spoiler e quant'altro. Il gioco ha una campagna, propone una campagna principale, ma relativamente lunga, il giusto secondo me, nel senso che comunque le zone, soprattutto nelle prime fasi dove bisognerà potenziare il guanto, adesso capirete pure cosa intendo dire, il gioco ci costringe quasi a dover fare anche delle missioni secondarie. Perciò si va avanti, si procede oltre per un buon quantitativo di ore. Io ci ho messo una ventina di ore a finire la parte principale e qualche side. Più che altro perché inizialmente io ho giocato a normale, quindi a difficoltà portatore del guanto, e inizialmente non riuscivo a intervallare bene il discorso della parata, perché la parata del nostro personaggio è una parata che va effettuata praticamente alla stregua, non lo so, di un Parry di un Soul, per dire, no? Quindi tempo giusto, il gioco ci avvisa con un piccolo alert che vediamo, diciamo, sul mostro, solo che la telecamera ogni tanto ci individua, Every ci mette troppo grain of al di sotto del essence mostro e holds quindi non ci fa vedere bene. Ma eternity. tanto adesso lo vediamo assieme. Allora, Just a small un faint primo, spark diciamo, brimming with punto life. cruciale, punto negativo sono le cutscene. Essence is not Cutscene meant for fatte in mortals. grafica, come state vedendo, It is meant fumettistica, for e philosophy. può, diciamo, The The Gustibus può god piacere e può non denies piacere. Personalmente essence. parlando, avrei preferito una cutscene animata, quindi comunque un qualcosa, So we anche con grafica acknowledge, in-game, as we have per done for assurdo. centuries, by Piuttosto che pledging our così, però vabbè, lives ognuno freely. insomma dice la sua in I questo bow in senso. obeisance. Dove ci troviamo? Questo è un mondo, è un'ambientazione del tutto nuova, si chiama Tilos questo pianeta, Telos, Tilos, But e questo pianeta when we ha bow, avuto, no diciamo, una longer. specie di mega disastro in passato che lo ha reso, ne ha cambiati i On the connotati, day rendendone the una light buona dimmed, parte desertica, I e set bolts addirittura in ha motion. separato, diciamo, anche le classi sociali, cioè una grossa differenziazione fra classi sociali, perché il nostro alter ego viene proprio dalla classe, la manovalanza, se vogliamo, la classe proprio dei servi, che vengono Only you addirittura can be chiamati senza fighting. nome. Questi sono i Only cavalieri you che can be combattono gentle. contro sono queste creature della Narrated sabbia, by che poi Duncan scopriremo Trumbull, anche take the innocent. di che cosa si parla, insomma, che But queste I creature took da the cosa sono advantage. alimentate. Chiaramente chi ce l'ha di mezzo? C'erano di A mezzo gamble with a steep price. i poveri servi, che, come vedete, Hoping insomma, that ci lasciano le pain penne uno would dopo l'altro. awaken. E qui fondamentalmente la popolazione, parte della popolazione, spera nel risveglio di un eroe che dovrebbe portare, come da leggenda, una specie di artefatto magico, che è infatti un artefatto che viene ricercato comunque dalla maggior parte delle persone. Ma stai bevendo? Scusate, c'ho il cane che è un pastore tedesco, ma non è che beve, è una betoniera attaccata al coso.
Allora, questo è una parte iniziale che serve tendenzialmente come da tutorial, e questa parte del tutorial ci fa capire il movimento, quindi telecamera. Ovviamente, ragazzi, a proposito, questo ve lo dico per dovere di cronaca, il gioco può essere giocato sia, lo stiamo provando su PC, può essere giocato sia in combinazione tastiera mouse con il gamepad. Vi dico per mia esperienza personale che il gamepad riesce a essere un pochettino più versatile e comunque permette una migliore fruizione di un titolo action come questo, mentre invece mouse e tastiera non mi sono trovato proprio bene, eh. Comunque, qui possiamo invertire la visuale, ovviamente noi cerchiamo di non farlo, ecco. Ok, abbiamo rimessa come prima perché invertire la visuale è terrificante. C'è il doppio salto, questo vabbè poi lo vedrete insomma soprattutto nelle fasi esplorative. E ora vedremo, ecco, quello che è il vero e proprio combattimento. Allora, abbiamo attacco primario, secondario, schivata e tutta una serie di comandi. Io adesso ho anticipato un comando che è la parata. Parata che, come avete visto, va fatta, c'è cioè una finestra di tempo molto breve, e quella finestra è evidenziata dall'attacco del mostro, che viene proprio, lo vedete perché gli si presenta addosso una colorazione rossa. Ora la proviamo a rivedere, molto accesa. Vedete? Solo che cosa succede? Vi faccio un esempio in merito a quello che sta accadendo ora. È importante conoscere il moveset dei vostri avversari. Perché ve lo dico? Perché se non conoscete il moveset o siete troppo, tra virgolette, diciamo, avventati nel combattimento, quindi vi muovete, scattate, fate un sacco di macello e non riuscite ad accorgervi di quel particolare segnalatore e quindi non riuscite a parare. Poi è chiaro che ne so, ci sono dei mostri che chiaramente, come vi ho detto, variano per tipologia e quindi variano per attacco, per moveset, però una volta affrontati, diciamo che andando avanti, quello che vi porta a perdere eventualmente, o comunque vi porta proprio a subire le conseguenze di un approccio troppo avventato, è il fatto che ci sono dei combattimenti che sono molto ripetitivi, cioè avvengono uno dopo l'altro. Perciò, se uno non ha la possibilità di curarsi nel momento appropriato alle forge o con l'idolo, che poi vedrete perché adesso lui non ce lo fa vedere nell'interfaccia, e se non avete quelle cose a disposizione diventa complicato. Magari, ecco, ci sono come si dice, delle zone, ecco qui ho fatto troppo presto, ci sono delle zone in cui noi dovremmo combattere, e le zone in cui dovremmo combattere, i mostri si avvicendano uno dopo l'altro senza praticamente rifarci riposare, permetterci di riposare, e questo determina a lungo andare dei problemi a livello proprio di gestione Allora, qui ci fa fare la distruzione, che è un'abilità molto comoda, soprattutto durante le fasi secondo me più concitate, quindi quelle dove ci sono più nemici. Sebbene poi equipaggiando le varie rune vi accorgete che di cose da poter scambiare e fare ce ne sono parecchie, eh. Ve lo dico proprio. Però ecco, cosa principale, per cui decidere come affrontare il gioco innanzitutto è quindi quella di scegliere con accuratezza il loadout, quindi armi e rune. Sulle armi ci abbiamo poco da poter scegliere perché sono tre e la terza arma la sblocchiamo un pelino più avanti. Però sulle rune invece è più divertente perché le rune garantiscono comunque un intervallo tra, diciamo, fondamentalmente le caratteristiche madre di questi giochi, quindi attacco, difesa, movimento e eventualmente bonus passivi come può essere la cura o come può essere per esempio, insomma, ma non lo so, veramente chi più ne ha più ne metta, però ecco, i principali sono sicuramente attacco, difesa e bonus passivi come cura e movimento. Allora, il gioco offre la possibilità di creare un personaggio. Certo, non è che ci troviamo di fronte a niente di così particolarmente, insomma, caratterizzato, eh? Nel senso che sì, ci sta la possibilità di
di scegliere alcune cose per il nostro personaggio, però ecco, cioè, proprio la base su questo frangente credo abbiano fatto qualcosina in più di The Surge, perché se non ricordo male The Surge comunque ci faceva utilizzare un personaggio pregenerato, era proprio lui il protagonista, perciò non era personalizzabile. E vai, facciamo un vecchio Zeno. Oh! Comunque, come potete vedere, le texture comunque si presentano, scusate la ripetizione, si presentano abbastanza pulite, cioè io no, l'ho trovato abbastanza piacevole da guardare. Io ovviamente adesso sto scegliendo a babbo morto, ma giusto per farvi vedere un pochettino quelli che sono gli elementi della caratterizzazione del personaggio, niente di eccezionale, però vabbè, almeno capite un pochettino di che cosa si parla. Allora, qui vabbè, possiamo scegliere la colorazione del vestito, niente di che. Confermiamo il personaggio, direi che possiamo procedere oltre. Quello che avete visto prima, il nostro alter ego dalle colorazioni blu, quello ve lo possiamo dire è Nihal, sarà un personaggio chiave nel gioco. Che comunque incontreremo. E questo invece è il nostro alter ego, quello che nella recensione che trovate sul nostro sito, che è www.gamesurf.it, il nostro personaggio è un senza nome. Cioè, come vedete, anche l'illuminazione e il comparto tecnico, insomma, non è malvagissimo, eh. Certo, considerate che io lo sto, per, diciamo, motivi legati alla diretta, ho abbassato qualche impostazione, soprattutto sulle ombre. E questo l'ho scritto anche nell'articolo. Io con una 3070 comunque non l'ho potuto tenere a cannone, o perlomeno se tenevo la grafica completamente a parametri massimi. Purtroppo ne risentiva il frame rate, cioè soffriva un pochettino. E questo è un peccato, però chiaramente come in tutti questi casi uno prende e può tranquillamente, diciamo, selezionare e oscillare le impostazioni affinché otteniate un risultato che sia dignitoso, soprattutto per il tipo di gioco che andate a giocare, ovvero un action che richiede un certo tipo di velocità durante proprio l'esecuzione, no? Però ecco, già così, insomma, a livello di presentazione visiva, quello che vedete a schermo non è malvagio. Adesso lo state vedendo, almeno io su schermo ho una cinquantina di frame al secondo, ma questo sicuramente è dovuto pure a XSplit che va a pesare tantissimo sulla configurazione PC. Proprio durante la diretta succhia tutto, poveretto. Stay here. Captain Morad says we leave when the light returns. Move. Watch that one, child. We are named less than nothing to them. Vedete, noi senza nome non siamo altro che spaccapietre. Questo perché, come avevo scritto nell'articolo, noi facciamo parte proprio della classe più povera del mondo ed è una classe di fondamentalmente schiavi che non fanno altro che estrarre essenza. Questo è un materiale particolare di questo mondo, viene estratto per la regina e poi non sappiamo cosa ne fa la regina. C'è una grossa, diciamo, una grossa caverna nella città, ovviamente non vi dico altro, e in questa caverna viene raccolta tutta l'essenza che poi viene convogliata da altre parti. Allora, cercherò di non dare nell'occhio, tanto qui, diciamo, la prima parte è proprio è un dialogo, serve a creare il canovaccio narrativo in cui poi veniamo gettati, quindi non dico che è lo spiegone della storia, però qui ci serve per capire, insomma, chi siamo e che dobbiamo fare. Allora, ci sono tante possibilità di dialogo, certo non parliamo di un Baldur's Gate 3, però a tutti gli effetti comunque le linee di dialogo che sono presenti nel gioco non sono corte, anzi,
ci sta abbastanza di cui parlare. Allora, il titolo offre anche la possibilità di fare la cooperativa. Io devo dire, questo lo devo proprio sottolineare, per quello che concerne la prova, quindi tutta la parte della recensione, io non ho avuto modo di giocare con qualcuno, quindi il funzionamento della cooperativa non l'ho potuto provare con le mie mani. Però già che comunque ci viene concesso di poterlo fare, secondo me è un plus. Cioè, il gioco cooperativo fa sempre piacere, sia che si tratti insomma di cooperativa, beh oddio, qui in questo caso non è locale, ma anche che si tratti di cooperativa internet, a mio avviso va benissimo. Quindi sappiate che potete giocare il gioco con un amico, ok? They need us alive to keep this caravan going. We have to let them know. Maybe. Allora, qui io vi salterò qualcosa, più che altro per farvi vedere le parti più animate, così vediamo anche il funzionamento del guanto. E vi faccio vedere anche il resto. Allora, qui molto semplicemente dobbiamo parlare con dei personaggi che sono... diciamo dei membri importanti di questo accampamento, perché ci sta la sentinella, il fabbro e il pastore. Allora, durante l'esplorazione sarà possibile trovare sia dei tributi, che è una delle valute in game, non so altro che i soldi, il vile denaro, oppure si possono trovare degli oggetti, artefatti e quant'altro, che possono essere nascosti sia in giro per lo scenario con quella particolare, diciamo, con quel particolare elemento su schermo che avete visto, no? Quindi illuminato così, oppure dentro dei forzieri che sono nascosti. Il gioco ci permette anche di fare una sorta di caccia al tesoro più di una volta. Insomma, le attività secondarie non dico che sono parecchie, però si suddividono per quello che è diciamo la parte più classica di questa tipologia di giochi, quindi qualcosa che vada in qualche modo ad enfatizzare l'esplorazione e il combattimento. Sappiate che comunque più roba trovate meglio è, ma questo va bene in generale per tutti i giochi, sia che si tratti di un gioco di ruolo che di un action come questo. È chiaro che non è una roba la Devil May Cry, tanto per intenderci, cioè Devil May Cry punta a essere adrenalinico e in qualche modo punta a farci trovare le risorse tutte concentrate all'interno dello scenario, no? Al massimo dobbiamo distruggere, e forse solo negli ultimi c'era qualche oggetto nascosto, di cui però non ricordo, perché veramente l'ultimo Devil May Cry è di parecchi anni fa, onestamente non ricordo se c'erano oggetti particolari nascosti, però mi pare di sì. Nel quinto capitolo. E quindi Atlas Fallen cosa fa? Cerca appunto di sfruttare la parte adrenalinica del combattimento, che è frenetico, veloce e incalzante se vogliamo, però al tempo stesso vuole che comunque scusatemi, però al tempo stesso vuole farci concentrare in quella che è l'esplorazione, capire un pochettino pure dove ci troviamo. Oltre a quegli oggettini troverete anche questi libri. Questi libri sono particolari perché sono quei classici diciamo oggetti di oggetti narrativi che aumentano quello che è il background della storia. Oddio, ho detto una frase inascoltabile. E aumentano quella che è la lore del gioco, no? Quindi a parte questo, che è un rapporto con conseguenze dell'attacco che ci può interessare o meno, ma andando avanti avremo modo anche di trovare quelle che sono testimonianze di personaggi secondari e testimonianze anche del personaggio che noi andiamo a ricercare, che ovviamente è Nihal. Per esempio questo qua è narrato, è una specie di audio se vogliamo, e questo è simpatico perché è un altro modo tra virgolette per sottolinearci un po' quello che è appunto il background del gioco, che io vabbè ora ho saltato, però insomma poi starà a voi vedere un pochettino, no? Quanto vorrete approfondire e quanto invece non ve ne fregherà nulla e andrete avanti dritto così. Considerate che io sto saltando tutto, non lo so se lo vedete in alto a sinistra, c'è un counter del tempo di gioco e questo counter appunto va avanti proprio a seconda di quanto state fermi, a meno che non mettete in pausa.
Però va avanti da solo, si ferma nel, solo durante le cutscene, se non sbaglio. Yes, we have no Morath. Quindi qui noi stiamo fondamentalmente creando una specie di piccola rivolta, ma proprio una piccola rivolta in realtà che non si farà mai, perché capite bene che noi siamo armati nemmeno coi forconi e quelli invece hanno le armi e stanno belli carichi, insomma belli incazzatini. You, what are those? I don't know. Of course you. Captain Morath, a beast sight. Ovviamente ora Morath verrà da noi perché vede che c'è qualcosa che non va, no? Vede che nel campo si sta creando. Ah, il venditore ambulante è simpaticissimo, pare, mi è sembrato subito tipo venuto dalla Cina per come è fatto. Back to work, all of you. Now. E via. Qui possiamo parlare con lui, non c'è legge che ci vieta di parlare, noi ovviamente manteniamo il punto, l'accampamento dipende da noi perché vi serviamo, dobbiamo collaborare, preghiamo Dio che c'è. E lui ovviamente adesso si incavola, dice guarda che qui è successo un macello, ci hanno attaccato, la carovana è tutta distrutta e qualcuno deve fare, deve trovare, praticamente Morath ci manda a perlustrare il deserto alla ricerca di un ladro che gli ha rubato un rapporto, un documento. Quindi prendiamo, andiamo. Chiaramente fino al momento in cui non troviamo il guanto, capite bene che non ci sono fasi di combattimento. Questa per il momento è proprio narrativa. Allora, nel mondo di gioco si possono trovare degli oggetti che sono oggetti secondari, tipo le foglie di fuoco. Tra l'altro, come avviene in tutti i giochi di questo tipo, abbiamo il classico, diciamo, menu contestuale dedicato al viaggio che ci fa vedere praticamente quello che ci serve, a cosa ci serve, che cosa fa. Le foglie di fuoco sono un materiale di fusione per le pietre d'essenza. Poi questa è una cosa che vedrete. E sono dedicate alle pietre d'anno. Abbiamo il bestiario, artefatti, formule, cioè di tutto e di più. E qui ci stanno i rapporti che abbiamo visto prima insieme ai tutorial. Allora, si va avanti. Qua vediamo il ladro che scappa dalle creature che vanno sottoterra. Noi ovviamente dobbiamo fare il giro. E qui abbiamo la voce che ci guida, questa voce che ci conduce al guanto, quindi al ritrovamento della reliquia che sarà poi la nostra arma principe da utilizzare, che potrà essere potenziata. Vai, andiamo al volo, l'ho interrotto io ragazzi, Allora, non abbiamo la parata, quindi appunto possiamo solo sparare. Considerato che la sparata mamma mia, funziona allo stesso modo della parata, cioè potete anche schivare a go go, però sappiate che il momento in cui il nemico locca, quindi carica l'attacco, schivare prima e quindi capitare, diciamo, nel punto fermo che lui poi fa il lock, venite colpiti, perciò è sempre meglio e schivare al momento giusto. Ah, chi sei? Questo non se lo ricorda, quindi noi lasciamo che sia tutto così. E qui abbiamo un'altra cosa che all'inizio per me è stato fuorviante, della polvere di essenza, poi invece ho capito che non era una cosa da Souls, e più che altro perché io quando mi approccio a un gioco non guardo materiale promozionale, cerco sempre di restare abbastanza distaccato perché così mi evito sorprese, mi evito cose che non, che vorrei evitare di vedere o spoiler, e pertanto non sapevo all'inizio, avevo quasi creduto che potesse essere un solo, invece dopodiché dandogli un'occhiata, molto bello, ed è proprio action. Allora, barra impeto. La barra impeto è forse uno degli aspetti più interessanti di Atlas Fallen, se non altro perché un pochettino, un minimo diversifica quello che è
proprio il tipo, la tipologia action. Allora, come funziona la barra impeto? La barra impeto, come vedete lì in basso, ha tre slot. Questi tre slot vengono, diciamo, riempiti a seconda del combattimento che noi effettuiamo. Quindi ogni colpo che sferriamo al nemico con successo riempie la barra dell'impeto. Ora, voi non lo vedete perché non ci sono delle rune equipaggiate, però è interessante notare come poi successivamente questa barra impeto farà fondamentalmente in modo che noi non solo facciamo più danni, quindi si modifica l'arma, è molto bene questa cosa, considerate che l'arma comincia a fare degli attacchi diversi, è simpatico, ma oltre a ciò, e mi sono sbagliato, scusate, io vado a pararmi ma non ce la parata. Oltre a ciò, che è ancora meglio, oltre al cambio degli attacci, ci sta anche la possibilità appunto di attivare delle cose in più. Infatti qui lo vedete, quando generi abbastanza impeto le tue armi diventano più grandi e potenti, e questa si chiama ascensione. Scusate, questo fenomeno dell'ascensione è chiaramente da tenere d'occhio perché andando avanti il vostro interesse è quello di stare con la barra impeto sempre super potenziata, no? Perché più siamo potenti con la barra impeto e più siamo efficaci, no? Ok, adesso lui nel tutorial ci sta parlando dell'idolo. L'idolo anch'esso si riempie effettuando degli attacchi, ok? Quindi anche qui cos'è importante? Atlas Fallen vuole che noi meniamo, non dobbiamo evitare lo scontro, perché se evitiamo lo scontro non abbiamo possibilità di curarci o comunque di caricare l'idolo, e non abbiamo possibilità di infliggere più danni e tra virgolette fare i danni seri. I don't trust you just yet. Are you? I'm. What is this? I see. We should get out of this pit. Ah. I can help. Bello raffreddasse poco prima de Ferragosto. Allora, doppio salto. With this questo, combat, insomma, fa parte dell'esplorazione. Ormai penso che l'avete già immaginato. Caramella per Simoncino. Aspettate. Proprio caramella singolare, ce n'è solo una. Riccola. Allora, quindi prendiamo anche questo. Ah, a proposito, non ve l'ho detto, ma quando la telecamera è spostata, magari non abbiamo su schermo tutti i nemici, se vedete piccola ci sta una freccia. Quella freccia sul nostro avatar ci serve per fare che cosa fondamentalmente? Vedere se qualcuno ci sta per attaccare. Se la freccia diventa rossa rossa accesa significa che sta per arrivare un attacco, ok? Allora, abbiamo trovato il cinto di campo. Abbiamo trovato una documentazione che possiamo ascoltare, quello che resta. Siamo riusciti a uscire da qui senza aiuto, dopo aver perso la mia carovana. Ho resistito a stare a lungo, ho nascosto tutto ciò che avevo nella sabbia, un setto di spetti qui vicino, che Tilos mi protegga. Quindi questo sicuramente è il documento del ladro, ma noi siamo in Fingardi, eccolo là, e ce ne freghiamo. You defeated those monsters. How? Honestly, I'm still working that out myself. Allora, voglio quello che hai rubato a Morath. I came to retrieve what you stole from Morath. You risked your life not for this. Give me that thing. Thank you. Stay safe. Allora, altra cosa. Il gioco non prevede alcun tipo di scelta morale, perciò non è che chissà che succede, però tanto per dirvi,
Quindi, per esempio, non potete decidere se uccidere il ladro oppure salvarlo. Allora, via da Morath, abbiamo finito pure questa prima parte del tutorial. Find Morath. I have his memento. Fetch the captain. Yes, sir. E ovviamente qui il nostro caro Morath vedrà che noi abbiamo una cosa nuova addosso e la vorrà tutta per sé. Perhaps a stronger show of force is required. Why don't we wait? On your arm. What is that? I don't know, I found it. Then it is mine. Curious. What? You brought us a curse. Seize this one. Inside. Now. I'll get rid of this. Che non è il guanto a darci la forza. Morath. Con. With the gun. I have to get. Allora. Andiamo a riprendere il guanto. Poi ovviamente qui voi potete esplorare, insomma potete fare un po' quello che vi pare, vedete lì c'è un oggetto, via. Tributi, ah, che i soldi fanno sempre bene. Tra l'altro c'è una meccanica carina con gli animali. Fondamentalmente se gli animali li fate calmare, poi li seguite e vi portano a trovare dei... delle ricompense. Don't ask how, but I do. It is. I. Hush now. That pup? Yes. They used. But. They were. Morath with. I'm. Cercatrice che c'ha una certa, quindi c'ha la sua età. Ah, ci ha fatto capire che lei c'era al tempo in cui il guanto, insomma, o comunque ne ha sentito parlare. E quindi, sentendo parlare del guanto, ci ha spiegato che in passato il guanto era stato utilizzato per provare a combattere la regina. I will not ask of you. Ah, I am a. I joined. Lui è un venditore ambulante. Lo trovate. Di solito lo trovate in giro per il mondo. E quando vedete un aquilone, vuol dire che è nelle vicinanze. Allora, questo è quello che vi dicevo all'inizio quando parlavo di una piccola connotazione da gioco di ruolo. Come vedete, l'armatura ci dà dei, diciamo, dei potenziamenti, dei miglioramenti a quelle che sono le caratteristiche passive del nostro personaggio. Questa è l'armatura, proprio la prima che si trova, però andando avanti troveremo armature che saranno particolarmente forti sia per quello che riguarda appunto proprio la caratterizzazione di queste abilità passive, sia anche proprio un potenziamento alla tipologia di danni, per esempio a un determinato tipo di difesa. Le armature possono essere potenziate ed è importante farlo, perché quando potenziamo l'armatura otteniamo dei vantaggi che sono altre, diciamo, caratteristiche passive. Ok, allora prendiamo un altro diario, un rapporto preparativi per il trasferimento, ma vabbè, lì dietro c'è un altro oggetto. I buchi, altri tributi. Parliamo con Jesse. So, qua. You hear a volunteer out there? Yes. Well. E vai. Allora, prendiamo l'oggetto qua. Come vedete dalla voce è diventato Gianni Hall, quindi scoprite quasi subito il nome del vostro interlocutore. Tra l'altro più avanti è molto carino perché c'è una, diciamo, una caratteristica del gioco che otteniamo con il guanto, che è una sorta di slide, ovvero esploriamo il mondo scivolando sulla sabbia come se stessimo pattinando sul ghiaccio. The continent must be near. And Morath.
Allora, anche questa la saltiamo, così tanto poi ve la vedete voi, o perlomeno così ho modo di farvi vedere qualche cosa pure in più del combattimento con Guanto. Ok. Oh, adesso ci fa vedere com'è la parata. Pelle di sabbia. Questo qui, come vedete, è appunto il rosso lampeggiante che appare prima degli attacchi, indica il momento ideale per usare pelle di sabbia. E poi ovviamente la pelle di sabbia c'ha una ricarica, non è che possiamo utilizzarla ogni 3x2. La cosa buona della pelle di sabbia è che a volte, a seconda pure del bonus dell'arma, permette di cristallizzare il nostro nemico. Quando lo cristallizziamo il nemico diventa praticamente impotente, come vedete subisce i nostri attacchi senza poter fare nulla. Bene, ora questo vi sembra tutto facilissimo, vi posso garantire che pad alla mano uno deve essere abbastanza smart con le mani, perché se no non... Wait, what are you? A spirit of some kind? Later. Ok, abbiamo sbloccato la seconda arma e questo potete decidere voi. Considerate che andando avanti è simpatico perché, vabbè, le armi come vi dicevo sono tre, però è simpatico perché è possibile trovare delle rune che potenziano magari l'attacco di una piuttosto che dell'altra. Ci sono le mosse in combattimento, vabbè, questo è pure per una questione di combo che è buono. Considerate che la frusta di sabbia è ottima per caricare l'avversario e perché fa questo attacco che vi porta verso di lui, ed è buona contro gli oggetti in volo, anche perché all'inizio non abbiamo parecchi rotolamenti, vabbè, io li chiamo glide perché mi viene sempre in mente Kingdom Hearts, però all'inizio non abbiamo molti rotolamenti in aria, perciò quello che conviene fare principalmente è avvicinarci al nemico con un attacco, perché vedete, questo come attacco ci porta a essere, a fare più danno, no? Questo è quello della cosa del potente io, però come vedete io ho parato, ma l'avversario era più lontano che non è arrivato a prendere il mazzo. Ora io lascio così, a no, vedi? Mi sono girato per... Ah, con quest'arma vedete tanti danni ma non interrompete il nemico, mentre invece l'altra arma, ascia e martello, hanno la capacità di interrompere l'attacco del nemico, e questo è buono perché vi permette di avere uno stile di gioco diverso a seconda di come giocate voi e a seconda dei nemici che avete di fronte. Allora, carovana di essenza, missione completata, bravi tutti. Bravi tutti. Allora, come vedete carica... Oh, qui abbiamo sbloccato il favoloso slide. Okay. Oop. I better know what you're doing, 'cause I don't. Allora, mentre lo fate, potete raccogliere degli oggetti in automatico, questa è carina come cosa. E tra l'altro c'è anche una runa passiva che se raccogliamo oggetti mentre scivoliamo diventa più veloce. Dovete scusare, ma questo forse diciamo che non lo scelgo io. Oh, via. Guarda che bravo. Anche qui è molto, diciamo, simpatico a livello d'effettistica. Cioè, a me non è dispiaciuto. Chiaro che anche qui, come vi dicevo, e questa sicuramente è colpa di Splinter, perché vi dico, durante le prove io sono andato con questa configurazione e stavo a più di 60 frames, però adesso sto andando a 55 fissi, perciò voglio dire, certo non è il top, però è un'esperienza su schermo abbastanza godibile, perché è rapido, è veloce, no? Fondamentalmente è quello che vogliamo da un action, ok?
It sounds so familiar. Yes. Let's find these weapons before we lose the captain. There's a passage in here. You mean a hole? Wait! Hopla! Trust me. Dice fidati di me. Ti fidi di me? E te fidi, dai. Come sul Titanic. Oh, I can't feel my legs. Te credo. My sands will cushion you. Allora, vediamo un po'. E va avanti, ci spiega praticamente quello che in questo momento Nihal ha una sorta di reminiscenza di quello che è il passato, però non ricorda nulla, è come se ha perso la memoria. Ok, questo è il, vi dovete ricordare perché si chiamano le forge, e queste forge servono per salvare, per curarci, per ripristinare i cristalli di impeto qualora serva, e per potenziare guanto e personaggio. Ok, allora qui sblocchiamo una delle prime caratteristiche del guanto, ovvero che è il sollevamento, è il primo potere. Esistono tre poteri: uno è il sollevamento, uno è il, vabbè, il glide, sarebbe per aria, e il secondo invece, scusate, il terzo invece è il, la frantumazione. Ma la frantumazione la sbloccate più avanti, considerate che poi ogni potere trova una sua utilità, non solo a livello di storia, quindi a livello di trama ci serve fare determinate cose perché dobbiamo sbloccare, no? Abbiamo anche fatto, ma allo stesso tempo ci servono per esplorare e per effettuare le missioni secondarie, ok? Che sta a voi fare, chiaramente, però il consiglio è quello di farle, a prescindere proprio per un discorso di ricompense, unito anche a un discorso di esperienza, eccetera, eccetera, ok? Allora, ragazzi, io l'aggancio non ve lo consiglio, nel senso che mi ci sono trovato bene 1-1 e soprattutto 1-1 con mostri piccoli, ma con i mostri grandi fare il lock non è sempre piacevolissimo. Allora, quando uccidiamo determinati nemici otteniamo questa sorta di piccola stele di roccia, dove noi poi, dandogli il cazzotto, otteniamo qualche cosa, un premio. Di solito sono pietre d'essenza, a volte sono anche degli oggetti, soprattutto quando sconfiggiamo per la prima volta dei mostri, otteniamo delle ricompense uniche. In questo caso è la prima runa. Anche qui andiamo a far vedere quello che è, quello che vi anticipavo prima io a livello di spiegazione. Quelle che vedete in alto, livello 1, livello 2, livello 3, sono per l'appunto i tre livelli della barra di impeto. All'inizio la barra di impeto ci dà solo questi slot sbloccati, che comunque sono tanti, sebbene, attenzione, cioè il gioco punta a farvi trovare delle cose che chiaramente sono, diciamo, scriptate, no? Cioè non troverete mai adesso runa di livello 3, pietre di livello 3, però com'è la connotazione, insomma, la differenziazione fra queste rune? Abbiamo delle rune passive, che sono i tre quadrati che vedete vicino ai livelli, tranne il livello 3 che ce n'ha due, e poi ci sono i tre rombi. I tre rombi sono le abilità attive che voi andate praticamente ad avere sul che voi avete praticamente ad avere sopra l'idolo, no? Quindi premendo il tasto apposito e poi i tasti tra X, Y e B, se avete un controller dell'Xbox, però vabbè, quadrato, triangolo, cerchio. In caso, come vedete, quello che vi dicevo sempre prima, alziamo attacco
e alzando attacco noi abbiamo la possibilità quindi di ottenere quello che ci vuole dare la runa passiva del potenziamento degli attacchi, no? Vedi, io adesso mi ero parato, ma quello era abbastanza lontano e quindi non mi è servito a niente. Però vi garantisco che durante le boss fight, oppure contro gli eventi guardiano, che sono delle arene finite dentro una cupola di sabbia separati dal mondo, e dovete sconfiggere dei nemici in sequenza cercando di non morire, pure lì vi posso garantire che insomma ce n'è da soffrire. Allora. Tu dove eri? Ok. Materiali. Possiamo andare, possiamo andare. Andiamo verso di qui e troviamo un fungo culto. Ed è pure buono perché l'impeto chiaramente si affievolisce dopo lo scontro, perciò anche quello è fatto apposta che durante il combattimento tutti i leoni pronti a menare e poi dopo quello prende e si scarica da solo. Qui ci doveva essere un forziere se non ricordo male. Eccolo infatti. Mamma mia, sto parlando troppo. Qua. E via. Altro forziere, buono. Altra. Per esempio, io preferisco la difesa all'attacco, perché andando avanti i mostri fanno parecchio danno. Beh, oddio, Simo, ciao. Io mi riferivo più a me, perché qui adesso se ne vedono pochi di... Parliamo più da soli, se non altro. Allora, questa abilità attiva, ecco. Pietra attiva, quindi pietra romboidale. Questa è carina perché anche questa si può usare, esatto, con l'impeto. Quindi a seconda dell'impeto... collezionato, uno può prendere e fare gli attacchi. Vedi, adesso servì da poco o niente, però è un buon attacco a distanza quello. La cosa buona è che la parata della sabbia la potete fare anche mentre menate. Ecco, tipo adesso. Mamma mia, sto per morire. Allora, via, fatto questo, tiriamo su. Considera, Simone, la tua osservazione è giusta per questa fase iniziale, nel senso che all'inizio, diciamo, il gioco, proprio per farci inserire all'interno dell'ambientazione, chiacchiera molto. Poi andando avanti ti accorgi che comunque tutta la serie di missioni messe di fila tra secondarie e principali, diciamo che parlerai maggiormente sulle principali. E poi ci sarà tutta la parte esplorativa, dove uno potrà prendere e andare a sbloccare quelle cose che gli interessano oppure no. Vedi, per esempio qui lui adesso non abbiamo dei poteri passivi che ci permettono di individuare le cose in anticipo. Però ecco, lui per esempio qua, quando vedete queste rotture sulla sabbia, vuol dire che c'è qualcosa che noi possiamo sollevare. In questo caso è un forziere, altre volte sarà invece un incudine. Di solito l'incudine è pure accompagnato da un piccolo, diciamo, spirito che gli volteggia intorno. Infatti se lo vedete lì a distanza sulla destra, già sta là. Allora, qui abbiamo alzato, possiamo vedere se c'è qualcosa qua. Ovvio. Ma allora Simo, guarda, io ti dico, l'ho finito,
E effettivamente magari non... Poi è chiaro che entriamo pure nell'ordine dei gusti. E io sono dell'idea che comunque Deck 13 ha fatto giochi, diciamo, di pregio, e forse il migliore riuscito, anzi i migliori due, sono i due The Surge, a livello proprio di narrazione, e parliamo di due Souls. Però anche questo, diciamo, sembra che si siano forse un po' persi su quella che è la caratterizzazione del personaggio insieme alle abilità da fare, capito? Cioè, se avessero messo qualche abilità in più, arma in più, eccetera, secondo me sarebbe stato pure un pelino più simpatico da fare. È chiaro che poi aumentando la difficoltà, la parte dei combattimenti hanno il loro perché. Beh, allora, se li hai platinati sai bene di cosa parlo, insomma. Cioè, The Surge è stata una bellissima sorpresa, soprattutto come tipologia di storia, perché comunque è quel post apocalittico a sfondo tecnologico che non è malvagio, anzi forse a me è piaciuto pure più il 2 del primo. Però certo, pure lì sono i gusti, no? Cioè, a me qua è piaciuto, ti dico, qui a me è piaciuta la caratterizzazione del mondo, cioè sono riusciti comunque a creare un mondo che di per sé ha una sua caratterizzazione, cioè un suo perché. Certo, è a sfondo fantasy medievaleggiante e sicuramente c'ha le sue reference per tutta una serie di situazioni che, voglio dire, le conosciamo bene ed esistono da tantissimo tempo. Però, guarda, ti dirò, cioè, per quello che deve fare lo fa. Forse il prezzo un po' a me ha deluso, nel senso che secondo me è un titolo che a prezzo pieno non fa quello che deve fare. Cioè, costicchia un po' troppo. È solo quello io, diciamo, che mi lamento. Perché poi per il resto, guarda, il comparto tecnico è quello che è, ma poi vabbè, l'ho scritto nella recensione. E la durata secondo me è giusta. Io adesso ti dico, adesso che l'ho iniziato questo da capo, considera che per arrivare fino a qui, e quindi solo la parte del tutorial, 40 minuti, e considera che ho pure saltato i dialoghi. Perciò, insomma, cioè, secondo me il suo per quello che deve fare lo fa. Però è chiaro, cioè, sembra sciocco dirlo, e io però continuo sempre a farlo, i gusti rientrano, sono molto importanti proprio in generale. Opla. Oh, non t'ho preso. Ok, morto. Prendiamo pure questo minerale che ci serve dopo. Beh, ma in The Surge, oltre al parry, quello che era fantastico secondo me era proprio il diverso moveset delle armi, e quindi era, perché comunque era molto diverso da un Souls classico che poteva essere Dark Souls o anche un Bloodborne, no? Cioè, Bloodborne alla fine le armi non dico che erano si ravvicinavano fra di loro per moveset, però giù di lì andavano su quella diciamo sfera. E invece The Surge era qualcosa di strabiliante, proprio perché trovavi le armi, tipo al 2 c'erano le due trivelle che mettevi, che facevano attacchi molto veloci e pure molto allungati, però eri comunque molto soggetto agli attacchi dei nemici, ti dovevi coprire bene, insomma. Secondo me in questo senso, tornando a Atlas Fallen, secondo me loro hanno fatto un lavoro non, diciamo, ai livelli di The Surge, però un buon lavoro. E come ti dicevo, perlomeno c'è stato lo sforzo di creare un'ambientazione nuova. Poi torno a dire, è chiaro che il gusto è quello che è prima legge su tutto, anche per noi critici. Anche per me, comunque una parte di gusto rientra sempre, secondo me. Io non dico non dico che sia impossibile. Cioè, io sto avendo grosse difficoltà a recensire Baldur's Gate 3, perché me ci farei un tatuaggio, però va capito, insomma, anche Baldur's Gate 3 ha dei difetti. Grazie per il consiglio.
e via. Allora, Arif, qui ci fa vedere la mappa, anche questa si sblocca, possiamo mettere i classici punti di interesse manuali, oppure possiamo insomma fare quello che ci pare, però la cosa importante da sapere e da capire è che il gioco punta a farci esplorare, no? Più esploriamo e più otteniamo ricompense. Chiaramente più esploriamo. Intanto benvenuto a Gold Dragon 87, grazie del follow. Grazie al follow a questo streamer mezzo malato. Mi dispiace ragazzi veramente della tosse, però diciamo che le botte di freddo sti giorni. Ovviamente ragazzi sto saltando volontariamente le cose, perché magari è giusto pure che ve lo giochiate per conto vostro senza dover sta a seguire la storia sul mio. Mamma mia. Allora, dove dobbiamo andare? Non ci abbiamo punto di interesse, eccolo. A parte che potremmo anche vedere qualche cosa sulla mappa. Ah no, tanto ci fa andare proprio dove dobbiamo andare, che era quella parte che volevo esplorare, perciò perfetto. Cioè, ecco, anche questa tipologia di scorci, considerate che per fortuna non è totalmente ambientato nel deserto questo gioco, quindi ci sono anche delle zone boschive e diciamo la separazione fra le due è anche piuttosto godevole, devo dire, cioè a me è piaciuta. E la cosa bella è che comunque, cioè, secondo me è ben realizzato, c'è il suo perché. Non è insomma buttato lì così senza motivo. Allora, qui ci fa... Sì, perché praticamente questo ci fa vedere che noi possiamo trovare i pezzi per potenziare il nostro guanto. Però quando li vediamo così, con queste rune intorno, significa che i pezzi sono protetti. Ok? Vedete quello che vi dicevo per quanto riguarda i cantanti? Cioè, io sto troppo tardi, perché da solo. Ora verranno gli altri. Lo stai? Ok, consumare tutto l'impeto non mi interessa, anche perché questa tipo di abilità è simpatica fino a un certo senso. Vabbè, facciamolo, dai, così la faccio. Ecco, vedete perché vi dicevo che il lock è fastidioso? Perché io adesso stavo bloccato su un mostro, non mi faceva spostare la telecamera e questo mi impediva di vedere la situazione intorno a me. E guardate, veramente non va sottovalutata, soprattutto con le cabine di... Ah, ho sbagliato. Ok. Vedi, cioè una volta che vi imparate a parare, il gioco vi premia. Cioè in questo senso a me è piaciuto pure per questo. Cioè fa piacere masterizzarlo, no? Fa piacere padroneggiare i comandi e fa piacere trovarsi poi a fare delle boss fight. Tipo c'è un pezzo in cui, vabbè, ovviamente esistono diverse tipologie di mostri e i mostri si differenziano anche a livello di potenza, quindi ci sono pure gli elite. Ed è figo perché magari arrivi a masterizzarlo al punto che ti fai una boss fight senza fare danni e te levi pure l'achievement, che è stata una cosa, diciamo, abbastanza piacevole. Oppure c'è un mostro dinamitardo che lancia delle delle mine e se gliele rimandi indietro ottieni un'altra achievement. Questo, vabbè, tanto per parlare, tanto per dirvi. Allora, questo è i sensi di Nihal servono anche per una questione esplorativa. Lui adesso ci sta facendo vedere dove stanno i frammenti del guanto, però poi andando avanti con la freccia lui ci fa vedere pure se ci stanno delle forge, ecco, non mi veniva. Benissimo, sappiamo. Allora Simo, se sei per favore in chat, mi confermi andai online alle 8? Così io cerco di tirare le somme
nell'ultima fase. Allora, qui potenziamo l'armatura, ma lo facciamo per un semplice motivo, perché vi faccio vedere i vantaggi. Allora, quando arriverete a un punto che vi converrà potenziare l'armatura più che altro per un discorso di sopravvivenza, però vi conviene potenziare anche le armature che non usate, perché sbloccate i vantaggi. Il gettone vantaggio è buono perché vedete qui ci sono tutte delle abilità passive. Oddio, vabbè, devo sbloccare per forza questa adesso, ok. Che vedete, quando raccogli piante una quantità moderata di energia del tuo idolo viene ripristinata, però ce ne sono, queste sono le migliori. Infatti io ho fatto ta 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 ta, poi ta ta. E vi dico perché, perché qui praticamente i forzieri vicini con i sensi di Nial reagisce il guanto e quindi ce li fa trovare. Questo con la parata ci fa ridurre i tempi delle ricariche delle pietre attive ed è ottimo. E questo, l'idolo c'ha una carica in più, è fondamentale perché aumenta la sopravvivenza del vostro personaggio. Questo era quello che avete visto, diciamo, era il bonus pre-order del gioco. A ogni incudine potete pure parlare con Nial e scoprite qualche cosa in più del suo background. Allora, qui ci dice di ritornare su, anche perché di qua non ci abbiamo ancora le cariche giuste, perciò... perciò riandiamo di qua. Ovviamente se avete domande fatele, anche tu Gold Dragon, ovviamente oltre al benvenuto, se hai veramente qualcosa da chiedere non ti fa problemi. Let us take a closer look. A kite. Someone is calling for attention. Allora, come vedete, in questo caso noi abbiamo trovato l'aquilone e trovando l'aquilone e andando in giro abbiamo trovato il venditore ambulante. Lui ci dà delle missioni e al tempo stesso ci può vendere pure degli oggetti. Però costicchiano. Knowledge for knowledge. If I is there it. Sopravvivi a una furia del guardiano. Vedi, se faccio scambia noi possiamo usare i tributi e lui ci vende robetta pure carina. Allora, aspetta. Ok, Gold Dragon. Scusami, no, io cerco sempre di interagire. E allora, Simone conferma delle 8. Perciò conviene che cominci a tirare delle somme, soprattutto perché così perlomeno. E da una parte, allora, è buono, tra virgolette, usare questi minuti per e indicare comunque a chi come Gold non conosce il gioco e ne sta entrando a conoscenza praticamente grazie a questa diretta, cosa che io comunque ringrazio perché ci siamo trovati, è sempre un piacere. E allora, ricapitolando, perché non so quando ti sei loggato, immagino quando hai messo il follow, ma se non dovesse essere, insomma, il recap ci sta sempre. E Atlas Fallen non è altro che un gioco di stampo fortemente action che però contiene al suo interno alcune piccole caratteristiche da gioco di ruolo, che sono quelle io chiamo caratteristiche da gioco di ruolo perché sono parametri passivi, punteggi caratteristiche, modifiche del personaggio, che sono tutte cose che sono proprio il core, no, di un gioco di ruolo, che può essere un Dungeons and Dragons, un Baldur's Gate o qualsivoglia sulla tipologia. E perché lo dico? Perché oltre all'armatura, che è il pannello, diciamo, dove andiamo a vedere quelle che sono queste caratteristiche passive che andiamo a modificare del personaggio, c'è anche tutta la parte del guanto che con la tipologia di arma, gli idoli che sono anch'essi, diciamo, passivi, e questi ne potrete trovare, no, di diversi, e le pietre di essenza, e anche queste vi posso garantire sono parecchie e si sbloccano durante il gioco, le potete comprare, le potete sbloccare uccidendo i nemici, insomma sono tutte situazioni e condizioni che permettono di creare il perfetto loadout capace di accontentare lo stile di gioco di ognuno di noi. Perché dico così? Perché intanto è diretto ed efficace, nel senso che lui con poche colorazioni ci fa capire subito quello che è e quello che non è il bonus che andiamo a ottenere. Quindi rosso attacco, giallo e difesa. Questa è una caratterizzazione passiva, perché possiamo rallentare i nemici e quindi avere una maggiore possibilità di cristallizzarli. Qui possiamo, con le abilità, questa è una mina ostacolante, crea delle mine, quindi crea gli oggetti di scenario che possono interagire con il nemico. Quelle verdi servono per curare. E ce ne abbiamo solamente un,
un altro, mi pare. Te lo dico perché lo vedo sui vantaggi. Ah, però ce l'ho solo. I vantaggi li posso vedere solo alla pietra d'essenza. Sì. È vero, è vero, è vero. Quindi anche lì, diciamo, in questo modo create il perfetto loadout che si associa a quello che è il vostro stile. Peccato per le armi, ci sono solo tre tipi di arma, quindi quello direi peccato. E peccato pure per diciamo, io metterei su un generico modalità di esposizione del gioco, cioè alcune volte il gioco sembra quasi respingerti, nel senso che ti fa fare delle cose che sono un po' ridondanti, però secondo me andando a fondo e dandogli l'occasione che merita il titolo diverte, cioè io mi ci sono divertito e anzi diciamo nello sconfiggere determinati mostri diciamo, ho ottenuto anche una discreta quantità di soddisfazione, devo dire. Detto ciò, però, è chiaro che quello che pure ci interessa sapere, e quello che interessa a tutti, compreso me, è il prezzo. Ecco, forse il prezzo è un po', diciamo, al day one è un po' alto. Cioè, comunque è un gioco che costa. E quindi quella è forse una delle poche note dolenti, insieme alla parte I see that traveling man. He might have something insieme we need. alla parte tecnica, che comunque un po' richiede un po' di parametri, diciamo. Richiede. È un po'. È un po'. Richiede parecchio. Considerate che io gioco con una 3070 su un portatile di fascia alta e se metto tutti i parametri al massimo, in full HD tra l'altro, faccio fatica a giocare, avendo un frame rate stabile. Quindi pure questo tenetelo in conto, che non è una cosa da poco, perché un titolo action. Perché un titolo action richiede comunque velocità. C'è niente da fare. E detto questo, allora io direi che carico l'anvil, salvo e poi lascio il posto al buon Simone, che non so cosa streama, però tanto lo vedrete fra poco. E chiaramente il consiglio è quello di venire a leggere la nostra recensione sulle pagine di Gamesurf, quindi sul sito www.gamesurf.it. Io scusatemi. Io morirò, morirò. E io vi ringrazio della compagnia. Grazie Simone, grazie Gold del follow. E niente ragazzi, mi raccomando, fate i bravi e continuate a seguirci, scusate, fateci sapere cosa state giocando in questo periodo, oltre a Baldur's Gate 3, che Baldur's Gate 3 lo dovete giocare tutti, mi raccomando. Grazie ancora ragazzi, è un piacere come al solito. Buona serata e grazie a te Gold. Grazie mille, ciao ciao!